Siamo dietro le quinte dello spettacolo che sta per iniziare. Ogni anno è un'emozione particolare, Roby. Assolutamente sì, anche perché noi ci sediamo lì non sapendo nulla, perché Arcademia ci fa questa sorpresa e è sempre un cuore a mille anche per la vicinanza delle persone, quindi siamo molto emozionati e cogliamo anche l'occasione per ringraziare veramente tutti quelli che hanno lavorato, che lavorano e la gente che c'è qui questa sera, grazie veramente. Roberto, in settimana si è giocato Milan-Inter, si giocherà martedì e c'erano richieste di biglietti per 200.000 persone. Mezz'ora prima del via dello spettacolo il teatro è esaurito. Sì, tutte le edizioni dobbiamo dire che ci sorprendiamo sempre, perché c'è molta gente, c'è molta adesione, ma non è altro se non la testimonianza della vicinanza della gente che abbiamo avuto durante tutti questi anni. Io dico sempre che la nostra è una storia sì di dolore, perché necessariamente è questo, ma non di solitudine. Questo sì, potere di Marta. Ciao Roberta, ciao Luciano, sono Francesco, vi volevo dare tanti baci e tanta energia positiva. Ciao. Luciano, si dice sempre, in tanti dicono dove trovate la forza, però è veramente incredibile, no? Io lo dico sempre. In quel famoso biglietto che ci ha lasciato Marta, la forza si trova volendola insieme, si può. Si può per mille motivi, per lei, per noi, per le persone che ci stanno vicini e per i vari progetti che riusciamo a mettere in campo. E grazie a tutti per questo. Infatti volevo proprio dire questo, insomma, grande spettacolo, grandi emozioni, ma anche un fine benefico anche questa sera. Certo, questa sera per i disturbi dello spettro autistico e come al solito cerchiamo di fare questi progetti perché Marta vorrebbe così, per cui sicuramente insieme si può. Sono sicuro che il posto vuoto vicino a voi c'è lei. Sì, lei è sempre con noi, sempre.